Buonasera e bentrovati al consueto appuntamento con la voce delle istituzioni. Ospite con noi in studio questa sera il presidente della Camera di Commercio di Treviso Belluno, Mario Pozza, nonché presidente di Union Camere Veneto, che ringrazio per la sua disponibilità a questa intervista. Abbiamo, presidente, ovviamente tanti argomenti da trattare perché l'attività della Camera di Commercio di Treviso Belluno è davvero molto intensa. Partirei proprio con la questione legata al maltempo e alla vicinanza dell'ente camerale a quella che è la realtà imprenditoriale del nostro territorio proprio in questa particolare circostanza. Grazie, buonasera a voi e ringrazio per l'invito, così avremo modo un po' di approfondire l'attività dell'ente. Ma per quanto riguarda il maltempo abbiamo adottato un provvedimento che è quello subito di mettere a disposizione delle imprese bellunesi che hanno avuto danni 150.000 euro. Questo è un primo intervento, ce ne sarà uno a livello nazionale che arriverà dal fondo perequativo. Non solo la Camera di Treviso Belluno, ma qua anche la Camera di Vicenza e di Venezia ha messo a disposizione le risorse per le loro aree interessate. Nel totale, in questa prima fase avremo oltre 350.000 euro, quindi direi che è un segno di attenzione verso il mondo dell'impresa. Ci stiamo mettendo in rete con la Regione Veneto in modo tale che non ci siano sovrapposizioni e che quindi chi può beneficiare di un contributo non venga annullato se ne beneficia appunto dalla Regione o da altri. Quindi certo, si sta lavorando sulle procedure, però a giorni ci sarà la delibera della Giunta proprio per renderlo operativo. Certo, è stato un fatto che ha sconvolto in particolar modo quella che è stata appunto la nostra provincia, pensiamo a tutte le aziende che operano in ambito boschivo, per esempio, che sono state particolarmente colpite. Sì, veramente, io sono venuto a Sua Belluno, quindi sì, a Livinalongo, a Roccapietro e ad Alleghi a vedere proprio con la consigliera De Pizzol qual era lo stato di questo disastro. E veramente c'era una situazione drammatica e quindi credo che il nostro compito, essendo la casa delle imprese, è proprio quello di stare a fianco alle imprese. E proprio in questi giorni abbiamo avuto un incontro con la filiera del legno, quindi ho visto le associazioni di categoria da Confindustria, Confartigianato, CNA, Coldiretti e Confagricoltura, perché c'è un progetto allo studio di una filiera delle segherie, della lavorazione del nostro legno che per la maggior parte viene lavorato al 90% fuori all'estero. E quindi rimettere in piedi questa filiera è importante, soprattutto disgraziatamente con questa coincidenza. Nei prossimi giorni ci sarà qui in Camera di Commercio un incontro con il subcommissario Stella e le associazioni di categoria e speriamo che vengano anche le regole ovviamente delle valli interessate, perché proprio vogliamo fare il punto della situazione e le categorie economiche hanno chiesto alla Camera di Commercio che ci faccia tramite proprio con le istituzioni, perché riteniamo fondamentale che questo territorio debba essere subito messo nelle condizioni di poter valorizzare le imprese che ci sono, far crescere nuove imprese, perché ovviamente il problema della nostra montagna è proprio quello dell'abbandono dell'impresa, che siano esse commerciali, industriali o artigianali. Certo, e poi ovviamente anche tutto il comparto del turismo, non dimentichiamo che in qualche modo il settore alberghiero è stato toccato pesantemente, sì. Ma anche in questo senso, insomma, quella che è la vicinanza dell'ente camerale si è fatto sentire fin da subito. Sì, sicuramente, perché il settore turistico è la prima industria della nostra regione e Belluno ovviamente con le sue valli, con le sue montagne ha il turismo sia d'estate che d'inverno. Purtroppo ci manca la neve, però le piste sono ben attrezzate. Come Camera di Commercio nel nostro sito invitiamo a venire a sciare a Belluno, nella nostra bellissima provincia, quindi chi va nel sito della Camera trova tutti gli alberghi. Abbiamo proprio creato apposta una finestra per ovviamente dare un aiuto, un contributo nella promuovere le nostre i nostri ospiti nei nostri alberghi. Certo, in questi momenti, tra l'altro la nostra provincia proprio in questi giorni è interessata da alcuni eventi a livello nazionale davvero di prestigio, pensiamo alla Coppa del Mondo, pensiamo internazionali, poi i mondiali del 2021, per arrivare poi, Presidente, a questo sogno olimpico, a queste Olimpiadi del 2026 che si avvicina sempre più. Sì, oggi in queste ore proprio si sta svolgendo la Coppa del Mondo e questo è importante. Aspettiamo il 2021 per i campionati mondiali. Purtroppo le opere, da quello che si vede e da quello che mi sono reso conto, sono molto a rilento e questo preoccupa da una parte. Speriamo che la candidatura
vada in porto, che a giugno ci sia la consacrazione, tra virgolette, di Cortina e Milano per questo evento, che darà sicuramente ancora più visibilità a queste nostre bellissime Dolomiti, e che quindi porti investimenti, porti quelle strutture a essere completate, perché non si possono creare e fare eventi se non ci sono le strutture di supporto a tutto quello che chiede al giorno d'oggi quando si muove una macchina importante come quella olimpica. Quindi l'elemento da cui partire è sicuramente il discorso delle infrastrutture e poi anche i collegamenti, appunto, che devono essere facilitati. Esattamente, all'aggiornamento degli impianti, infrastrutture tecnologiche e infrastrutture basilari, quali le strade e le comunicazioni, che devono essere ovviamente al pari, devono essere degne di una manifestazione così importante, che poi sono infrastrutture che rimangono per sempre. È immaginabile metterci ore e ore di strada e essere in colonna su strade strette che passano in mezzo ai paesi. Ci sono le varianti, bisogna andare avanti su queste opere che ovviamente fanno sviluppare le realtà, i nostri comuni, e mantengono probabilmente che qualche giovane non scappi via. Ecco, che è l'aspetto fondamentale. Un'altra tematica recentemente è stato presentato dal vostro osservatorio economico e sociale, Presidente, quelli che sono i dati relativi ai primi 9 mesi del 2018. Ecco, che panoramica avete fotografato in questo caso? Ma l'osservatorio ha fatto uno studio analitico sulla realtà di Belluno e di Treviso, dell'osservatorio che è espressione della Camera di Commercio, quindi le forze di quasi tutte le associazioni di categoria bellunesi e di tutte le associazioni trevigiane, avendo dentro anche istituzioni pubbliche come la Regione Veneto tramite Veneto Lavoro, il mondo della scuola, il sindacato e anche ordini professionali. E ha fatto una fotografia dello stato dell'arte e dell'economia in tutti i suoi aspetti, quindi dall'occupazione, e dopo siamo andati nei vari settori, quali sono le esportazioni, quali sono i settori che stanno trainando e qual è lo stato dell'arte delle nostre imprese, ecco, che tutto sommato non è male. Ecco, partendo da alcuni dati, abbiamo il settore dell'agricoltura che ha sempre numeri positivi, e questo è un dato significativo in una realtà come quella della montagna, che è molto difficile operare, investire, e soprattutto è uno dei motivi anche delle sciagure e delle disgrazie, se così vogliamo dire, che avvengono quando piove troppo, nevica o anche addirittura abbiamo visto i casi degli incendi, due fili che si sono andati in contatto e ha fatto scattare la scintilla e la siccità ha fatto esplodere quel grande incendio. E quindi l'agricoltura ha numeri positivi. C'è una contrazione nel mondo della produzione, soprattutto per quello che riguarda l'occhialeria, lì abbiamo quasi un 5% in meno in segno negativo sulle esportazioni, e questo è un dato molto significativo, perché ovviamente Belluno, avendo il primo distretto industriale ed è quello dell'occhialeria in Italia, cattura quasi il 90% dell'economia bellunese. Però, e quindi insomma è un dato non da poco. Non da poco, però ci conforta l'altro dato, che è quello del manifatturiero, quindi legato al mondo della meccanica di produzione, che ha numeri positivi, e questo è bene che registra questo dato positivo. Un po' meno invece va bene sul settore sul commercio non sta andando certamente bene, abbiamo diverse chiusure date un po' dall'anagrafica, un po' dalle difficoltà ovviamente anche dalla burocrazia, dall'entrata in vigore della fattura elettronica e poi anche da cosa? Dallo spopolamento che la nostra provincia sta subendo da anni. Che è il grande male, vero, della provincia di Belluno, purtroppo, sì, e di tante altre realtà comunque di montagna che sono colpite da questo fenomeno. Sì. È il male proprio della montagna, purtroppo l'abbandono della montagna porta che le attività commerciali non possono più reggere, perché ovviamente ci vuole gente perché spenda, perché compri le provviste e di conseguenza questo è uno dei grossi problemi che stiamo anche affrontando poi tra l'altro assieme alla provincia. Lei parlava, Presidente, anche di quello che è stato un rallentamento dell'export, in particolar modo per l'occhialeria, che in qualche modo comunque risente anche di quella che è la politica, l'andamento generale della politica a livello internazionale, anche sappiamo la questione dei dazi, la questione appunto di queste interferenze, diciamo così, a livello macro. Sì, effettivamente non dipende dalla capacità degli imprenditori dell'occhialeria, anzi qui abbiamo l'eccellenza mondiale e le più grandi aziende sono qui da noi. E
il problema sta proprio nelle difficoltà al giorno d'oggi di dialogo tra gli Stati Uniti e la Cina da una parte, la contrazione e quindi è data dai dazi che vengono messi. E poi sappiamo è l'occhialeria al di là degli occhiali da vista, ma lavora molto sugli occhiali da sole, sulla moda eccetera, e quindi non è un bene necessario tra virgolette, e quindi ne risente anche ovviamente in quei paesi dove siamo forti nelle esportazioni, perché il mercato c'è un momento di stagnazione, insomma i dati di questi giorni sono sotto gli occhi di tutti, e quindi c'è un'incertezza generale, c'è un'incertezza generale non solo in Italia. Poi qui in Italia ovviamente noi abbiamo anche noi le nostre difficoltà date un po' anche dalla situazione politica, dall'incertezza, questa finanziaria che vede un po' penalizzato l'investimento. Certo, lei accennava prima, Presidente, ad un'altra tematica di grande attualità, è quella della fatturazione elettronica. Anche in questo senso l'ente camerale è venuto in sostegno, in aiuto a quelle che sono le imprese del territorio. Come? Noi mettiamo a disposizione come sistema camerale tramite il PID un software che proprio per la fatturazione elettronica. È gratuito, dobbiamo farlo come ente pubblico, quindi è aperto a tutti. E basta solo chiamare gli uffici della Camera oppure mettersi al computer e schiacciare fatturaelettronica.infocamera.it e lì si trovano tutte le istruzioni per poter accedere a questo software che non serve, sì, a questo sistema che non serve ovviamente a fare altro che solo a sapere un po' conoscere quali sono, come si lavora il computer. Ecco. E bisogna in qualche modo adattarsi appunto ai tempi che corrono. Esatto. E a queste nuove realtà, sappiamo che comunque sono già 2200, mi raccontava appunto le imprese che hanno aderito a questo sostegno, quindi insomma stare al passo coi tempi. Stiamo al passo coi tempi, purtroppo la generazione un po' più datata, tipo la mia, ha più difficoltà ad accedere da sola a questo nuovo sistema di lavoro, perché dobbiamo chiamarlo, è parte integrante della tua attività. Questo sta mettendo un po' in difficoltà le piccole imprese, le micro imprese, soprattutto un po' quelle datate, non quelle giovani, perché ovviamente i giovani conoscono bene come muoversi, no? Però noi stiamo, come dicevo, come Camera dando questo aiuto, poi ovviamente le associazioni di categoria stanno assistendo, certo, molto, stanno facendo il loro lavoro, e quindi invito tutti quanti, o associazioni di categoria o il sistema camerale è a disposizione proprio per cercare di togliere queste difficoltà e di renderci la vita più facile. Ecco, un'altra questione che proprio in questi giorni, Presidente, voi avete firmato un accordo importante con la provincia anche sul tema dell'economia di vicinato. Sì, questo è un grande accordo che abbiamo firmato assieme al Presidente Padrin sull'economia di vicinato, proprio per cercare di mantenere le imprese nel territorio. Abbiamo fatto uno studio tramite l'osservatorio economico per capire quali sono le esigenze, ci sono delle risorse a disposizione per chi vuole investire, per chi vuole cambiare le attrezzature all'interno della propria impresa, che sia commerciale, artigianale o agricola, perché effettivamente c'è bisogno di rilanciare questo comparto, c'è bisogno di mantenere i giovani nelle nostre montagne e di conseguenza la Camera ha questo obbligo, tra virgolette, di sostenere le imprese. Condivisione con la provincia di questo progetto, i bandi adesso sono usciti e quindi ci sono queste opportunità che devono saper cogliere le nostre imprese, insomma. Quindi saranno pubblicizzate tramite i canali web e non solo, chiamando in provincia oppure anche in Camera di Commercio, perché tra virgolette approfittate di questa opportunità. Ecco, per far girare appunto, per mantenere quella che è l'economia di montagna, i giovani sul nostro territorio, e proprio di giovani parliamo adesso, Presidente, per tutta quella che è la sfera, diciamo così, di azione sull'ambito dell'alternanza scuola-lavoro, ma anche per gli universitari. So che la Camera di Commercio ha intrapreso delle misure di particolare attenzione. Sì, allora sull'alternanza scuola-lavoro l'esperienza
l'esperienza che abbiamo avuto noi è un'esperienza positiva. Parlo a livello veneto, è una delle regioni, anzi è la regione più avanti in questa esperienza e quindi la riteniamo un'esperienza da mantenere. Il governo purtroppo l'ha quasi resa volontaria, io spero che ci siano dei ripensamenti, tra l'altro c'è addirittura Finmeccanica che ha raccolto firme per mantenere l'alternanza scuola-lavoro com'è a questi livelli e quindi va sostenuta, noi la sosteniamo perché abbiamo un mandato dal governo precedente per 3 anni, proprio un capitolo di spesa dedicata solamente all'alternanza scuola-lavoro. Adesso è uscito da pochi mesi, insomma, da quest'autunno un nuovo bando che riguarda il placement universitario. Se un'azienda vuole assumere uno stagista per 6 mesi e mette 400 euro, 450 euro li mette la Camera di Commercio a fondo perduto. Quindi rivolgo un appello alle imprese che vogliono portare un giovane laureato sotto i 30 anni e che voglia un po' capire, conoscere com'è il mondo dell'impresa e l'impresa a sua volta avere l'opportunità di avere questo giovane, cogliete questa opportunità. E anche in questo senso, insomma, la Camera ha messo un finanziamento importante. Abbiamo messo 120.000 euro in questa prima fase. Vediamo come andrà, a giorni si chiuderà il bando e poi se ci sono richieste aumenteremo il contributo. Quindi tutte occasioni appunto per i nostri giovani, per i laureati che magari faticano al giorno d'oggi a poter avere un'immissione diretta sul mondo del lavoro per facilitare appunto questa procedura. Esattamente, anziché essere a titolo gratuito c'è lì è giusto che questi giovani che e le loro famiglie che li hanno mantenuti per 5-6 anni all'università, è giusto che ci sia un riconoscimento e questo è un primo elemento rivolto verso il mondo della scuola e il mondo dei giovani proprio per far sì che per farli sentire anche vicino al mondo dell'impresa. Certo, assolutamente sì. Il nostro tempo a disposizione ormai, Presidente, si è concluso, avremo ancora tante tematiche da affrontare ma sicuramente avremo modo di ritrovarci. Io la ringrazio tanto per essere stati negli studi di Telebelluno, ricordo con noi quest'oggi il Presidente della Camera di Commercio di Treviso Belluno, Mario Pozza, nonché Presidente di Union Camere Venete. Buon lavoro Presidente a lei e a tutto il suo staff per le vostre attività. Grazie a voi dell'ospitalità e alla prossima puntata. E grazie a voi, arrivederci, buona serata.